ripresa, ripartenza, rilancio, rinascita, ricostruzione. Tanti termini si incontrano e si intrecciano nel definire le prospettive nell'era coronavirus. Parole che tornano sempre dopo gravi crisi economiche, anche per segnare i cambiamenti rispetto al passato. Non sarà più come prima, si dice solitamente così dopo gravi crisi economiche, per sottolineare i cambiamenti rispetto al passato. Poi c'è una fase di assestamento. Per la crisi indotta dalla pandemia Covid-19, crisi che stiamo purtroppo vivendo da tanti mesi, la frase sembra però essere veramente reale. Questa crisi è radicalmente differente da tutte le altre che abbiamo vissuto, perché è contemporaneamente una crisi sociale ed una crisi economica, una crisi destinata a modificare purtroppo i futuri modelli di comportamento e le relazioni tra le persone, spingendo poi sempre di più verso un utilizzo diffuso delle tecnologie digitali. In altre parole, arriveremo a nuove forme e a nuovi modi di socialità. Oggi cercheremo di porci alcune domande e proveremo attraverso la discussione, il confronto e in assenza di soluzioni univoche, proveremo dunque a offrire possibili approcci di risposta. Sono qui con me per provare a dare qualche risposta agli ascoltatori di Ok Italia Parliamone, Francesca Del Nero, International Speaker, Coach, Trainer e Autrice. La Del Nero ha lavorato per molti anni come manager di banche d'affari ed è una grande conoscitrice delle dinamiche e delle sfide del mondo aziendale. È stata fondatrice della scuola internazionale School for Dreamers, nata per ispirare una nuova generazione di leader guidati dall'etica e dall'integrità. Ricordiamo anche un evento molto importante, Dreamers Day, evento da lei creato e oramai da anni consolidato nel panorama internazionale. Benvenuta Francesca Del Nero. Grazie, grazie mille, felice di essere con voi, veramente onorata, grazie. Altro nostro gradito ospite che ci aiuterà in questa chiacchierata alla ricerca di risposte alle tante domande che ci porremo, Gaetano Fausto Esposito, segretario generale dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, docente di economia politica all'Universitas Mercatorum, l'Università Telematica delle Camere di Commercio, autore di numerosi saggi e volumi sui temi dell'economia finanziaria e dello sviluppo dell'economia industriale e dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Benvenuto anche a lei, Esposito. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Del Nero, partiamo proprio con lei. Le chiedo, è forse giunto il momento di provare a sognare insieme un nuovo mondo, che significa anche un nuovo modo di pensare e quindi di agire in tutti gli ambiti dell'esistenza. Ma soprattutto, cosa porteremo di questo, cioè cosa porteremo in questa nuova ripartenza? Sì. Porteremo quello che abbiamo compreso da questa esperienza, perché di ogni frammento della nostra vita, che chiamiamo normalmente esperienza, dobbiamo cogliere degli spunti. E credo che in questa esperienza abbiamo tutti avuto modo di riflettere un pochino di più e portarci a casa qualcosa di nuovo, per costruire qualcosa di nuovo, perché se non facciamo questo, ripeteremo il passato. Questo è il grande rischio di fronte al quale ci troviamo. Non comprendere la lezione di questa esperienza e ripetere, come fossimo davanti a una fotocopiatrice, il passato. Se noi non capiamo qualcosa di più, non potremo che ripetere quello che abbiamo già fatto come umanità, intendo, no? Quindi che cosa ci porteremo dietro? Ci porteremo dietro ciò che abbiamo compreso. E, credo che appunto ognuno abbia avuto questa opportunità di riflettere. Beh, il tempo c'è stato e purtroppo continua ad esserci in tante regioni, perché sappiamo che molte regioni sono ancora in zona rossa anche durante questa nostra registrazione. Esposito, nulla sarà come prima. Questo lei lo analizza nel suo libro sul lockdown, che si intitola Lockdown Upside Down, società ed economie globali in ripartenza per quanto riguarda l'economia e la società in generale. Questo è il volume che lei ha realizzato, un volume estremamente interessante che consiglio di leggere, perché ci sono delle riflessioni, alcune delle quali cercheremo anche di affrontarle durante la nostra intervista odierna. Bene,
Le chiedo, nel contesto territoriale di cui stiamo parlando, quindi nel contesto territoriale di Milazzo, ma più in generale anche in Sicilia, come si inquadra questa affermazione che lei riporta nel suo volume, e partendo proprio, le chiedo, da alcuni dati di contesto? Ah, si inquadra molto bene, perché siccome, come lei ha detto, nulla sarà come prima, anche citando il volumetto che ho pubblicato da poco, il lockdown richiama una situazione di capovolgimento, di sconvolgimento, perché appunto è una crisi economica e sociale. Allora, anche il modo tradizionale di guardare ai fenomeni di sviluppo in qualche modo viene capovolto. Per cui realtà come quella del Mezzogiorno, della Sicilia, che notoriamente sono realtà che hanno delle problematiche di sviluppo, non dico che ne escono vincitrici, ma possono ripensare meglio il loro futuro di sviluppo proprio partendo da alcuni elementi di base. La Sicilia sicuramente, le singole province, sono realtà meno industrializzate, diciamo, rispetto al resto del paese. Tant'è vero che l'attività manifatturiera pesa in Sicilia per, come media, per meno del 10%, addirittura nel caso del messinese, quindi siamo su valori anche inferiori. E questa è una crisi che almeno nella sua prima ondata ha colpito la manifattura, e quindi diciamo tendenzialmente la regione è stata meno colpita, diciamo, perché avendo un minor sostrato manifatturiero aveva questo tipo, diciamo, ha avuto quasi una piccola protezione da questo punto di vista. Analogamente noi sappiamo dagli ultimi dati che la Sicilia ha avuto anche un impercettibile tasso di sviluppo del PIL, dello 0,2% l'anno scorso, che sicuramente stava dando prova, diciamo, di uno sforzo per riuscire comunque da una situazione complessa. Poi c'è un altro aspetto per cui la Sicilia e il territorio, le singole province siciliane sono state meno colpite in questa fase della crisi, riguarda il fatto che spesso si dice che le economie più sono integrate, più sono aperte, più sviluppano. È vero, sicuramente è vero. Nel caso della Sicilia noi però abbiamo un tasso di apertura internazionale che è praticamente la metà di quello medio italiano. Tant'è vero che la Sicilia è meno esposta, diciamo, al fenomeno, diciamo, di crollo delle esportazioni. Ricordiamo che in Sicilia e molte delle province lavorano tantissimo sui prodotti petroliferi, diciamo, ed è invece molto più proiettata su di un settore, che è quello agroalimentare, che ha sofferto molto meno della crisi delle esportazioni. Quello che voglio dire è, poi magari potremmo approfondire, che ci sono una serie di dati che capovolgono, diciamo, i tradizionali discorsi sullo sviluppo, che rappresentano un elemento da cui poter ripartire, anche magari collegandosi con quelle che sono le potenzialità locali che ancora oggi sono fortemente inespresse. Molto bene. Del Nero, in questo periodo un po' tutti noi stiamo vivendo tanti sentimenti, che sono l'incertezza, la rabbia, la paura. Le chiedo, è possibile trasformare alcuni di questi sentimenti a nostro favore? Eh sì, è possibile, ed è frutto sempre di una scelta, e la scelta la facciamo se comprendiamo, per esempio, che la paura sta bloccando tutta una serie di possibilità, di opportunità, che comunque ci sono sempre in qualunque crisi, sia personale che nazionale che internazionale, come nel caso di questa. E se capiamo che la paura la riusciamo a vedere in faccia, perché dobbiamo riuscire a vederla in faccia, perché se non la guardiamo non possiamo scegliere nulla, dobbiamo guardarla, capire la radice di questa paura e scegliere di lasciarla andare, perché non è affatto utile, non ci consente di escogitare nuove possibilità. Quindi la scelta è sempre l'unica possibilità che abbiamo, ma io credo che se non facciamo questa scelta soccomberemo, dobbiamo riuscire a vederla in faccia questa paura e scegliere assolutamente di lasciarla andare. Quindi perché sta intrappolando, ci sta rimpicciolendo, ci sta... mettendo all'angolo,
questo è quello che stiamo un po' provando tutti, no? E questo non lo possiamo consentire, perché è un gioco al massacro dare troppa energia alla paura. C'è, ok, ma dobbiamo gestirla e andare oltre, e si può fare solo con una scelta. Molto bene, quindi dobbiamo avere il coraggio di affrontare la nostra paura, questo praticamente sì. In sintesi quello che lei ci sta consigliando. Esposito, spesso sentiamo dire che la crisi Covid potrebbe aumentare le diseguaglianze, e noi sappiamo bene quanto in Sicilia, come d'altronde in molte aree del Mezzogiorno, già esiste un problema di diseguaglianze superiore rispetto al resto del paese. L'ha anche accennato lei prima nella precedente risposta. Le chiedo quanto questo sentito dire può essere verità in questi territori. Purtroppo questo sentito dire è verità in questi territori. Recentemente c'è stato la presentazione del rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno, che ha dimostrato come praticamente tutti i territori del Mezzogiorno stanno avendo, diciamo, un processo asimmetrico di crescita delle disuguaglianze. Io vorrei ricordare solo questo. La disuguaglianza si può misurare sotto tanti aspetti e riguarda anche dalle opportunità che si hanno. Una delle prime opportunità è l'opportunità di poter avere un lavoro il più possibile stabile. Ci troviamo in Sicilia con un tasso medio di disoccupazione del 20%, che è già un tasso molto molto elevato, ma addirittura che per persone che hanno meno di 25 anni sale a oltre il 50%. Questo è sicuramente un elemento che contribuisce ad aumentare la paura di non poter trovare un posto di lavoro, aggravato poi dal fatto che in Sicilia ci sono anche meno persone che si mettono alla ricerca di un posto di lavoro. Cioè, quello che viene chiamato tecnicamente il tasso di attività, cioè le persone che la cercano attivamente un posto di lavoro. Nel caso della Sicilia, rispetto al totale della popolazione lavorativa, è il 40%, mentre in Italia siamo già al 60%. E questo spiega perché il reddito medio, diciamo, della popolazione siciliana è inferiore, delle famiglie siciliane è inferiore circa il 40% al reddito medio italiano. Quindi tutto questo significa che da queste condizioni, evidentemente, senza un rilancio basato su delle potenzialità locali, il tasso di disuguaglianza, che comunque per quanto riguarda la Sicilia è circa il 30% in più di quello della media italiana, rischia di crescere. Però ecco qui, come diceva Francesca Del Nero, c'è sicuramente la speranza e la fiducia. Ecco, bisogna fare in modo che questi elementi agiscono non da freno in un contesto statico, ma, come dicevo prima, in una logica di capovolgimento, possano rappresentare invece un aspetto importante. E devo dire, su questo le tecnologie, paradossalmente anche i fenomeni di smart working, stanno molto aiutando. Magari il tema lo potremmo riprendere anche dopo con una battuta specifica. Assolutamente sì. Del Nero, la macchina dell'informazione e della comunicazione in generale, fin dall'inizio della pandemia, spesso è stata accusata di essere inefficiente. Le chiedo quanto il linguaggio, ma anche una corretta comunicazione, sono importanti soprattutto in momenti delicati e difficili come quello attuale. Bellissimo tema questo, ci vorrebbe un po' di tempo per approfondirlo, ma vediamo, ci proviamo. Il linguaggio è il verbo crea. E sappiamo tutti quanto rischiamo un condizionamento da tutto questa massa di informazioni che stanno arrivando. E quindi mi ricollego al concetto di capovolgimento di Lino Esposito, che adoro io questa cosa, e credo che sia arrivato proprio il tempo di capovolgere tutto. E la Sicilia, che è una terra che io amo immensamente, pur non avendo nulla, non ho un'eredità di sangue, ma è una terra straordinaria, e abbia un'occasione di risollevarsi, forse che non ha mai avuto prima. Perché? Perché quando si cade così in fondo, a un certo punto c'è bisogno di un balzo in avanti, e il balzo in avanti è il capovolgimento, è credere fermamente che ci può essere questa rinascita, e
questo credere lo possono fare i siciliani? Lo possono fare unendosi, cosa che in Italia in generale siamo poco abituati a fare, no? Pensiamo sempre a noi stessi, pensando di risolvere. Invece questa è un'opportunità straordinaria per unire le forze, perché da soli non riusciamo a fare niente. E questa è un'occasione straordinaria per unirsi e per comprendere che il destino lo creiamo noi. Cioè non c'è nessuno fuori di noi che può obbligarci ad entrare in un tunnel di buio. Dobbiamo riuscire noi a vedere la luce e insieme a percorrere le varie strade possibili, perché ce ne sono tante possibili per uscire e andare proprio oltre, creare un futuro nuovo. Questo è quello che dobbiamo avere come visione proprio. E quando uno ha questo tipo di visione, poi nei comportamenti deve scendere e quindi creare azioni coerenti con quella visione. Questo è quello che penso. Molto bene. Ecco, Esposito, per il balzo in avanti di cui ci ha appena parlato Francesca Del Nero, le chiedo che ruolo può avere l'imprenditoria e più in generale il sistema socio-economico complessivo? Allora, come diceva un economista molto noto anche sui giornali, che era Schumpeter, l'imprenditore è considerato un po' il motore dell'innovazione, il motore del cambiamento. Quindi l'imprenditore ha una responsabilità non soltanto dal punto di vista economico, ma anche una responsabilità di ordine sociale. Questa è una cosa che noi da tempo stiamo ripetendo, perché l'imprenditore rappresenta una cellula molto importante della società civile, ma non è una cellula messa al pari di tutte le altre, perché ha un ruolo di attivazione. Parliamo dell'economia siciliana. Allora, in Sicilia noi abbiamo, e parliamo anche di numeri, così perimetriamo il fenomeno. In Sicilia noi abbiamo oggi 468.000 imprese, sono tante. Quindi significa che c'è, pur in un contesto complesso dal punto di vista economico, c'è una voglia di fare impresa, c'è anche probabilmente una necessità di farla, perché molti, proprio per il discorso che dicevo prima, c'è un alto tasso di occupazione, la utilizzano come una forma di autoimpiego. Però questo è un dato sicuramente positivo. Un altro dato positivo è che se noi andiamo a vedere la variazione della base imprenditoriale che è avvenuta, diciamo, negli ultimi 3 mesi, quindi nel periodo soggetto al Covid, vediamo che in Sicilia questa base si è ridotta, ma molto meno che in Italia. Che significa che c'è una capacità di resistenza, chiamiamola così, che sotto alcuni aspetti rappresenta un fenomeno molto importante. Quindi l'imprenditore, però, da solo, se non ha un tessuto di connessioni, poco può fare. Nelle regioni del Mezzogiorno questo tessuto di connessioni è un po' più debole rispetto a quello del centro-nord. In Sicilia è particolarmente debole. C'è un indicatore, io prima ho parlato di tasso di disoccupazione, ho parlato di esportazione, ma c'è un indicatore in Italia il cui acronimo è BES, significa benessere equo e sostenibile, che mette insieme vari aspetti della vita economica, sociale, dell'innovazione, eccetera. Ebbene, questo indicatore purtroppo dà per la Sicilia, sui parametri che riguardano la socialità, dà sulla Sicilia, sui parametri che riguardano la creatività, addirittura dà della Sicilia, sui parametri che riguardano la tutela dei beni artistico-culturali, dei dati non solo inferiori a quelli italiani, ma anche del Mezzogiorno. Quindi cosa significa? Significa che imprenditori, membri della società civile, imprenditori civili, cioè che si pongono anche il problema dello sviluppo della società, e istituzioni che rappresentano l'altro versante, e devo dire che le istituzioni, diciamo, da questo indicatore, le istituzioni siciliane emergono con un giudizio non particolarmente negativo, anzi, diciamo, quasi come uno dei soggetti che in questo momento sta tenendo la situazione, insieme, partendo da queste premesse, possono dare uno slancio, soprattutto partendo dalle enormi risorse di capitale umano che oggi sono, più che risorse, un giacimento, cioè un qualcosa che va valorizzato ed in attesa di valorizzazione. Molto bene. Ecco, Del Nero, in che modo ognuno di noi, nella propria intimità, può gestire costruttivamente questa fase?
non facendosi coinvolgere e guardando le cose con maggiore distacco. Cioè, quando noi ci facciamo eccessivamente coinvolgere dalla comunicazione che crea comunque ansia quando va bene, paura quando va un po' meno bene e panico quando va ancora meno bene, certamente non stiamo dando una mano a noi stessi per affrontare pragmaticamente le cose che dobbiamo affrontare. Quindi cercare di non farsi, di avere una posizione di distacco rispetto alla comunicazione che ci viene elargita e ricordare che il linguaggio, come dicevo prima, crea, quindi anche il nostro linguaggio, dobbiamo avere maggiore osservazione verso le parole che noi stessi usiamo, perché se cominciamo a usare parole distruttive, quali è impossibile, non ce la faremo mai, è drammatico, non abbiamo questo, ci manca quell'altro, quando noi diamo energia a questo tipo di frasi, di parole, certamente stiamo creando i presupposti per avere delle realtà coerenti con quelle parole. Allora stiamo attenti anche al linguaggio che usiamo e cerchiamo di usare un linguaggio più costruttivo. Tutte le volte che ci accorgiamo che stiamo usando un linguaggio distruttivo, deve scattare un campanello d'allarme e riportarci in una carreggiata costruttiva. Ecco, molto bene. Esposito, a lei faccio una domanda di questo tipo. Le chiedo, lei ha parlato prima della Sicilia, ha detto che in Sicilia c'è comunque tantissime imprese, quindi comunque si capisce che c'è una voglia di fare impresa. Le chiedo, per rilanciare una sana imprenditoria in Sicilia, si possono utilizzare in questo momento le leve della creatività, dell'innovazione e della digitalizzazione? Ma in Mezzogiorno, tradizionalmente, anche per il tipo di dominazione che ha avuto, è un contesto in cui la creatività si è sviluppata in forme e modalità molto varie. Io poi sono di origini napoletane, quindi anche il napoletano e il siciliano sono molto simili da questo punto di vista, non solo perché antagonisti nel passato, diciamo, con due capitali contrapposte, ma molto simili da questo punto di vista. Cosa ci sta insegnando questa lezione del Covid? Allora, il Covid ci sta insegnando, ci sta portando soprattutto a la eliminazione di molte barriere fisiche e l'utilizzo del digitale. Spesso si può pensare che il digitale, soprattutto con alcune applicazioni, per esempio quella della manifattura 4.0, le stampanti 3D, eccetera, possano deprimere il fattore umano. La realtà non è questa. Noi stiamo assistendo in molti casi a nuove forme di ibridizzazione tra digitale e capacità e creatività delle persone, che in realtà rappresenta l'unico modo per evitare che l'intelligenza artificiale divenga lo standard di riferimento ed elimini anche l'intelligenza. Però condivido che il fenomeno della creatività e digitalizzazione vanno di pari passo. Devo anche dire che purtroppo anche la creatività va incanalata, perché altrimenti diventa intelligenza pura, ma non attiva meccanismi di sviluppo. Nel caso specifico della Sicilia, noi abbiamo, per esempio, nel rapporto creatività e digitalizzazione, che gli indicatori, quelli statistici, quelli che nascondono spesso, diciamo, poi i fenomeni qualitativi, ci danno addirittura un ridotto livello di innovazione. Però abbiamo che la Sicilia, dal punto di vista delle tecnologie digitali, non è così indietro rispetto alla media del Mezzogiorno. Anzi, sotto alcuni aspetti, diciamo, si trova in una posizione positiva. Quello che bisognerebbe fare è incanalare questo potenziale di creatività attraverso un'attività formativa sui giovani, nel coniugarli meglio con i processi di digitalizzazione. Perché bisogna, e qui chiudo con una battuta, secondo me, su questo sono molto d'accordo con Francesca Tenero, lanciare una specie di umanesimo digitale che rappresenta un fattore di sviluppo, non è uno slogan, coniugando la tradizione, la cultura e l'intelligenza con però l'utilizzo delle nuove tecnologie che stanno molto riducendo i rapporti spazio-temporale.
Benissimo, ora ultime due battute, una domanda per la Dell'Era, una domanda per Esposito, veramente vi chiedo una risposta telegrafica al massimo di un minuto. Dell'Era, iniziamo da lei, per dare il proprio potenziale, potenzialmente straordinario contributo a questo processo di rinnovamento che ovviamente di qui a breve vivremo tutti quanti, che parte può avere la Sicilia? Ah, immensa, grandissima. Io comincerei, ho un sacco di idee su questa cosa, anche perché sono stata recentissimamente, un paio di settimane fa, ho fatto un viaggio di una settimana, quindi ho osservato bene e mi sono venute un sacco di idee, ma direi, comincerei con lo stilare, prendere un semplice foglio e dividerlo a metà e mettere le cose straordinarie, straordinarie, positive che questa terra ha prodotto, e dall'altra parte vedrete che le cose che non vanno sono poche, sembra che siano tante. Noi dobbiamo dare energia a tutto quello che è di grande ha prodotto questa terra, uomini straordinari, idee, invenzioni, cultura, bellezza, e concentrarci di più su tutto quello che c'è di straordinario. E ovviamente cominciare anche a smaltire quello che non va bene, come in ogni situazione c'è la parte da aggiustare, però davvero concentriamoci su tutto quello che già di straordinario c'è. È un esercizio importantissimo, un semplice foglio da dividere in due, parti negative e parti positive, aiuta immensamente. Speriamo e siamo fiduciosi che le positive saranno notevolmente superiori a quelle negative. Esposito, ora mi rivolgo al segretario generale di Assocamerestero, perché tutti noi sappiamo quanto il Made in Italy sia conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Bene, dal punto di vista delle esportazioni, su quali settori conviene puntare per la Sicilia? Ma la Sicilia ha sicuramente una vocazione turistica, quindi conviene molto insistere sulle importazioni di consumi appena termineranno le restrizioni, e però bisogna lavorare fin da adesso, perché noi ricordiamoci che il settore, diciamo, dei servizi, alberghi e pubblici esercizi fa in Sicilia circa un quarto del prodotto complessivo, e nel Messinese ancora di più, quindi Milazzo è una realtà che ben conosce lui. Però per quanto riguarda le esportazioni, guardi, la Sicilia ha un primato nelle esportazioni. Prima ho citato l'agroalimentare, mi riferisco proprio all'agroalimentare. Ora, l'agroalimentare fa circa un quarto del totale delle esportazioni della Sicilia, qualcosina di più. Ma l'agroalimentare è un settore che presenta fortissime connessioni con nuovi settori di sviluppo, come per esempio quelli che si collegano alla bioeconomia. Chiudo con una battuta, per cui indico solo l'agroalimentare, evidentemente non mi soffermo sul discorso petrolifero, perché lì è quasi una partita di giro. Pochi sanno, perché è capitato in piena epoca di pandemia, che la Commissione europea ha lanciato un programma, anzi una strategia, non è un programma, una strategia che si chiama Farm to Fork, per un agroalimentare sostenibile con tutta la filiera, incluso la logistica. Io credo che questa dovrebbe essere la prima priorità, perché l'agroalimentare aiuta le esportazioni ed è uno dei pochissimi settori che non è andato in crisi esportativa, sia per quanto riguarda la Sicilia, sia per quanto riguarda il Mezzogiorno e l'Italia, ma soprattutto perché il settore agroalimentare ben si sposa col turismo, e allora c'è un anello molto forte tra crescita dell'agroalimentare, conoscenza del prodotto siciliano all'estero, incoming di turisti che vengono a vedere i territori in cui quel prodotto si genera, e così si attiva un circolo virtuoso in cui evidentemente le società locali e anche le realtà come quella di Milazzo, di Messina, cioè le realtà medie, non le realtà grandi, possono avere un ruolo da protagonista. Benissimo, allora io ringrazio tanto Gaetano Fausto Esposito e Francesca Dell'Era per averci aiutato in questo percorso, in questo viaggio fatto da Milazzo per cercare di vedere con maggiore positività, e le loro parole sono state assolutamente in questa direzione, una nuova positività per il futuro che ci aspetta, tanto per
un aspetto economico quanto anche per un aspetto sociale e relazionale. Grazie ancora di essere stati con noi. Massimo, mi scusi, posso aggiungere una cosa che sento proprio dal mio cuore che è importantissima? Assolutamente sì. Formazione, dobbiamo fare della formazione che preceda anche la formazione digitale, e i giovani, dobbiamo occuparci di loro da un punto di vista dell'intero. La formazione diventerà la differenza rispetto a quello che riusciremo a fare. Mi scusi se mi sono permessa di dire. È stato questo. Importante anche perché ha parlato di formazione, esatto, anche Gaetano Fausto Esposito, per quanto riguarda nuove competenze per far sì che le imprese possano essere competitive anche in un mercato sempre più globale che accetterà delle nuove sfide per il prossimo futuro. Grazie, esatto, a voi di essere stati con noi. Grazie a lei. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie. Incontriamo ai nostri microfoni di OK Italia Parliamo di Pippo Midili, il nuovo sindaco della città di Milazzo. Benvenuto Midili. Grazie, buonasera a voi. Midili, la città di Milazzo e la sua amministrazione lei la conosce veramente bene, in quanto è già stato in questo comune sia consigliere comunale che assessore, e dal mese di ottobre è diventato il primo cittadino eletto al primo turno senza neanche dover ricorrere al ballottaggio. Quindi sindaco di questo gioiello siciliano della costa nordorientale, perché Milazzo viene definita oramai, e a ben titolo penso, anche vedendo alle mie spalle l'immagine della cittadina, viene definita in questo modo. Milazzo, ricordiamo, è una città dalle tante anime: storia, industria, commercio, turismo e il settore agroalimentare. Tutte queste vivono insieme e convivono a pieno titolo nella città da lei amministrata. Le chiedo in che modo queste anime riescono ad andare avanti e a dialogare tra di loro. Diciamo che la storia è il punto di unione di tutte queste varie anime, perché la nostra città è stata centro della storia che poi si è sviluppata non soltanto nel Mediterraneo ma anche in Italia, e attraverso la storia si sono venute a creare i presupposti di queste anime diverse che convivono oggi nella nostra città. Consideri che fino al periodo dell'industrializzazione Milazzo era conosciuta soprattutto all'estero, in Francia, perché il gelsomino della nostra piana veniva utilizzato proprio in Francia per produrre uno dei profumi più famosi al mondo, lo Chanel numero 5, che proprio con il gelsomino di Milazzo aveva caratterizzato questa linea di prodotto. Poi l'arrivo dell'industrializzazione ha fatto crescere, nascere un'ulteriore anima all'interno della nostra città, che è quella che ha portato un incremento anche degli abitanti, di circa 10.000 abitanti in più. Milazzo, fino all'avvio dell'industria della raffinazione, un'industria abbastanza pesante, impattante per il nostro territorio, aveva 21.000 abitanti, poi si è spostata sui 34.000 per arrivare poi ai 32.000 attuali, per cui un'ulteriore branca della nostra città è venuta a crescere proprio attraverso l'industria. Quindi tutto quello che si è sviluppato all'interno delle nostre città segue proprio l'evolversi della storia della nostra nazione. Anche l'industrializzazione ha finito per incidere, partendo dal castello, dalla cittadella fortificata che io vedo alle sue spalle, che è il simbolo della nostra città, partendo da là, attraverso anche l'agroalimentare che dicevamo prima, della piana di Milazzo, conosciuta per le primizie molto prima di altre zone della Sicilia, poi l'industrializzazione, quindi un susseguirsi di varie anime che poi si è completato con quella del turismo, che dagli anni 70 in poi ha incominciato a far vivere un'ulteriore anima della nostra città. Ecco, sindaco, parliamo proprio di turismo, perché il turismo è forse il settore che ha pagato e continua a pagare ancora di più oggi le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia Covid-19, dalla quale purtroppo non riusciamo ancora ad uscire. Per quanto riguarda il nostro paese, ricordiamo che il turismo rappresenta un aspetto economico non indifferente, perché con il suo volume di affari di 232 miliardi di euro costituisce ben il 13% del prodotto interno lordo italiano e genera 4,2 milioni di occupati nel settore. Il territorio milazzese e le isole Eolie sono fortemente legati al turismo, perché molti lavoratori ogni anno si muovono dalla terraferma per spostarsi alle isole Eolie per la stagione estiva, che quest'anno, ricordiamo appunto a seguito della pandemia, ha visto anche per loro una contrazione
dei mesi lavorativi e di un impoverimento di migliaia di famiglie che lavorano nel settore del turismo o comunque per tutto l'indotto ad esso collegato. Per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, penso che non sia sbagliato pensare che cambierà il modo di fare le vacanze, la loro durata ed anche il periodo. Secondo lei, come sarà il turismo che dovremo attenderci dopo la fine della crisi Covid-19? Ma sarà un turismo più diluito, perché si comincerà a prendere coscienza anche che si può andare in vacanza non soltanto nei 15 o 20 giorni estivi, ma bisognerà incominciare anche a razionalizzare le presenze sul territorio, proprio perché la pandemia ci ha insegnato che bisogna godere delle varie località turistiche anche in periodi destagionalizzati, ma che possono comunque dare quei benefici che il turista va cercando. Da questo punto di vista, la mia città, insieme alle Isole Eolie, certamente ha una grossa fortuna, quella di avere una stagione primaverile che è tipicamente estiva e che si protrae da aprile ad ottobre, quindi allungare il nostro periodo dedicato al turismo non sarà assolutamente difficile. Questo ci consentirà, dopo la parentesi Covid, che ci auguriamo tutti possa finire al più presto, di poter ripartire in maniera molto più ambiziosa, anche attraverso degli attrattori che comunque stiamo cercando di studiare, stiamo cercando di mettere in campo. Già il periodo estivo appena trascorso, che ha dato l'opportunità comunque di potersi muovere, ci ha fatto capire che molta gente ha deciso di rivolgersi all'interno dei propri confini nazionali per fare turismo piuttosto che andare all'estero, e questo ha portato anche ad un'affluenza notevolmente superiore anche a quelle che erano le aspettative un po' di tutto il settore. Certo, oggi c'è una forte crisi che sta caratterizzando il settore. È una crisi dalla quale bisognerà uscire, bisogna stringere i denti. Certo, è facile dirlo non facendo gli operatori turistici, ma bisogna anche comprendere che proprio noi che facciamo i primi cittadini dobbiamo creare i presupposti opportuni per far sì che questo tipo di attività possa rilanciarsi immediatamente dopo la chiusura di questa parentesi amarissima della nostra vita. Ecco, secondo lei si potrebbe partire dall'iniziare a valorizzare e capitalizzare ciò che abbiamo, i numerosi, innumerevoli attrattori che, ricordiamo, non sono soltanto le grandi città d'arte, ma anche i borghi, i parchi, il nostro cibo, le tradizioni di cui la Sicilia è piena, la nostra cultura? Noi punteremo sicuramente su un aspetto diverso del turismo della nostra città, che è stato anche un cavallo di battaglia della campagna elettorale che si è conclusa appena un mese e mezzo fa e che mi ha visto protagonista del lancio di questa idea di turismo ambientale, perché noi, oltre ad essere sede della cittadella fortificata protetta, l'ultima area marina protetta che è stata istituita in Italia, e abbiamo anche un polmone verde che è rappresentato dalla nostra zona del Capo, che certamente diventano punti di attrazione per un turismo ambientale che noi vogliamo fortemente coniugare. Parlo sempre della nostra città come di una città con due polmoni, uno blu, che è quello rappresentato dal mare, e uno verde, che è quello rappresentato proprio da questa ampia area che noi chiamiamo qua Fondazione Lucifero, perché è proprio una fondazione di un barone che è stata lasciata poi a beneficio di questo gruppo di persone, ma anche della città, che ne deve cominciare a godere attraverso la sentieristica, che può essere poi allungata anche sulla sentieristica della Piana di Milazzo. Quindi diventare attrattori di turismo anche attraverso novità assolute all'interno di quelle città che magari sono più conosciute per le vacanze al mare piuttosto che per altro, e quindi diventare anche punto di riferimento per un turismo che fino ad oggi non ci ha visitato. Ecco, lei nella veste di sindaco, ricordiamo, appunto, assunto l'incarico di sindaco nel mese di ottobre di quest'anno, è stato anche da poco, dovrebbe essere, se non ricordo male, una decina di giorni fa scarsi, è stato eletto anche presidente del GAL Tirreno Eolie, un GAL che ha la finalità di intercettare e gestire tutti quelli che sono i contributi messi a disposizione dall'Unione Europea per quanto riguarda, appunto, il settore del turismo, dell'agricoltura e del terziario. Le chiedo in che modo e quanto queste opportunità che arrivano dall'Unione Europea potranno realmente aiutare questo territorio. Da presidente del GAL, ma glielo dico anche da abitante di questa zona, ritengo che questi siano aiuti fondamentali,
per il rilancio del nostro territorio. Devo dire che proprio in questi giorni tutti i GAL, tutti i gruppi di azione locale della Sicilia hanno sottoscritto un protocollo che fortemente era stato posto in essere e voluto da Sebastiano Tusa, il compianto soprintendente, ex assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana, che aveva capito perfettamente prima di tutti gli altri, anche prima del Covid, che attraverso questi canali, questi gruppi di azione locale che riuniscono abbondanti parti di un unico territorio, potesse nascere quel riferimento importante per rivitalizzare il territorio attraverso l'azione turistica, ma anche attraverso l'azione, agricola, attraverso l'azione di interventi infrastrutturali che messi insieme fanno squadra, fanno rete e fanno la ricchezza di un territorio. Ecco, Milazzo è importante anche per il suo porto, che ricordiamo che per la sua posizione strategica, i suoi 2000 metri di banchine, i suoi 12 accosti, è sicuramente uno dei più importanti dello stretto. Le chiedo quali sono le iniziative che avete messo in campo per favorire l'integrazione e lo sviluppo dei settori nautici connessi al turismo per potenziare poi l'offerta e migliorare anche la qualità dei servizi turistici locali. Noi siamo in fase di avvio della realizzazione di un ulteriore porto per la nautica turistica proprio all'interno dello specchio acqueo che si vede alle sue spalle. Noi abbiamo già alcuni porticcioli turistici così definiti che però non hanno una capienza illimitata, per cui vogliamo diventare ulteriormente punto di riferimento per la nautica da diporto e questo è già previsto all'interno del piano triennale delle opere pubbliche che poi si va a connettere inevitabilmente col piano regolatore generale della città. C'è uno sviluppo che sia assolutamente sostenibile per la nostra città, ma che consenta anche l'arrivo di barche di medie e di grandi dimensioni con l'ausilio e il supporto tecnologico dell'autorità portuale, dell'autorità di sistema portuale di cui noi facciamo parte, che ha dato immediata disponibilità a far sì che Milazzo possa diventare proprio punto di riferimento molto importante dell'area del bacino del Mediterraneo per il diportismo e per la nautica da diporto turistica. Ecco, quindi mi dili Milazzo, grazie a questo grande sforzo che state facendo di comune accordo con l'autorità portuale di sistema, non sarà soltanto un hub di transito per poter arrivare alle Isole Eolie, ma diventerà veramente un polo attrattivo per un turismo nautico che possa beneficiare anche delle bellezze che ci sono nell'entroterra. Sicuramente sì, perché questo diventa il punto di approdo di tanta gente che vuole fare turismo, che lo fa attraverso le proprie imbarcazioni e che troverà da noi non soltanto un punto di riferimento per avvicinarsi a tutte le isole Eolie, ma poi abbiamo vicino a noi altri centri molto importanti turistici come Montalbano, come Taormina, come Tusa, con tutti gli scavi archeologici, ma la nostra stessa città che attraverso la cittadella fortificata, ma anche i nostri tre santuari. Noi siamo una città dai tre santuari, ma non abbiamo mai sfruttato questo filone turistico che invece stiamo sollecitando in maniera abbastanza concreta anche alla Curia per metterlo in movimento alla nostra area marina protetta. Io credo che, insomma, un turista con la propria imbarcazione che voglia passare veramente un mese godendo di tutte quelle che sono le peculiarità e le caratteristiche della Sicilia non può fare a meno che fermarsi da noi e poi godere di tutto quello che realmente offre il nostro territorio. Come dire, non possiamo che augurarle una navigazione con il vento in poppa per tutto ciò che le aspetta per il suo futuro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Siamo ai microfoni di OK Italia Parliamone, Giuseppe Massimo Bucca, docente dell'Istituto Majorana di Milazzo. Ben arrivato, Bucca. Salve, buon pomeriggio a tutti. Bucca, il Majorana ha dimostrato di essere una scuola di grande qualità, una scuola aperta alle sfide della complessità moderna e anche capace di rinnovarsi e di migliorare costantemente la propria offerta formativa. Ma parte del suo successo la scuola lo deve anche a lei. Ricordiamo che le è stato da poco dato un riconoscimento prestigioso, insegnante dell'anno 2020, guadagnato grazie all'impegno che lei mette quotidianamente nel supportare i percorsi imprenditoriali degli studenti e nel favorire anche la sinergia tra la scuola e gli enti presenti sul territorio.
Lei ha infatti avviato e guidato il programma di educazione imprenditoriale per gli studenti che vanno dai 16 ai 19 anni nel corso degli ultimi 3 anni del ciclo di studio delle superiori. Si tratta di una forma di alternanza scuola-lavoro riconosciuta ovviamente al Ministero dell'Istruzione che, è importante dirlo, permette agli studenti di maturare una propria professionalità e di lavorare a stretto contatto con le aziende. Maiorana, a quanti studenti è rivolto questo progetto portato avanti dalla scuola che lei rappresenta e come funziona il progetto Educazione Imprenditoriale? E mi dica anche qualche parola sull'istituto prima. Grazie, grazie. E allora sì, assolutamente sì, concordo con quanto detto. Innanzitutto facciamo una piccola premessa. L'Istituto Ettore Majorana è l'istituto tecnico più importante della provincia. Parliamo di un istituto che ha ben 5 indirizzi e 9 articolazioni, per un totale di 1.555 studenti, numeri veramente importanti. E il bacino di utenza dei nostri ragazzi è veramente ampio, anche perché alcuni indirizzi sono proprio unici nella provincia di Messina. La scuola fa tantissime iniziative, si apre al territorio in tantissimi modi. Quello che lei ha citato è sicuramente un po' la punta di diamante dei nostri percorsi. Parliamo di percorsi di educazione imprenditoriale che per ferma volontà del nostro dirigente scolastico, il preside Vadalà, ormai sono diventati istituzionali all'interno del curriculum scolastico del nostro istituto. Parliamo di un istituto tecnico, quindi i ragazzi devono svolgere 150 ore di attività di alternanza scuola-lavoro o come si chiamano adesso PCTO. Quindi noi iniziamo questo percorso proprio già al terzo anno, dove i ragazzi si avvicinano al mondo della cultura d'impresa, costituendosi proprio come una vera mini impresa, come una start-up. Sono seguiti da un tutor scolastico e con un budget reale di 1.000 euro devono progettare e realizzare un prodotto o un servizio. È un'esperienza bellissima perché sviluppa delle competenze, come diceva lei giustamente, tecnico-professionali, ma anche a mio avviso delle competenze trasversali o meglio conosciute come soft skills, che poi sono molto utili e richieste nel mondo del lavoro. I ragazzi, quando si costituiscono come mini impresa, con questo budget di soldi reali, parte dal concept di idea per arrivare poi alla prototipazione finale del prodotto, del servizio. Con una metodologia basata sul role playing, quindi un gioco proprio di ruolo, rivestono dei ruoli con delle mansioni. C'è l'amministratore delegato, il direttore operativo, l'addetto marketing, e quindi ognuno, chi gestisce la pagina internet, chi la pagina Facebook, chi vende le azioni, chi disegna il logo dell'impresa, ognuno ha una sua mansione, quindi si rompe il ghiaccio col mondo del lavoro e si sviluppano delle competenze proprio molto molto importanti. Ecco, diciamo che è una vera e propria palestra imprenditoriale quella che avete messo in campo presso Majorana. Ecco, ma tanti sono i riconoscimenti ottenuti dalla sua scuola, me ne può citare qualcuno? Certo, la scuola ormai da diversi anni vince dei premi, ma proprio l'anno scorso, ci tengo a dirlo, l'istituto, nonostante il lockdown, è riuscito praticamente ad avere una pioggia di premi. Ne sono arrivati ben 9, alcuni a livello regionale, altri a livello italiano. Cito i più importanti, diciamo la scuola ha vinto a livello regionale come scuola, il Most Entrepreneurial Regione Sicilia come scuola appunto. 2 mini imprese sono state premiate, quindi 2 classi distinte, ex aequo come migliore impresa siciliana. Abbiamo vinto un premio con Coldiretti all'interno dell'Oscar Green 2020. Poi quando ci siamo spostati nelle competizioni italiane abbiamo ricevuto bellissimi riconoscimenti, ne è arrivato uno per l'azienda Green Savers, la classe terza A elettrotecnica, che è risultata la migliore mini impresa italiana. Mi pare che lo vedo alle sue spalle il progetto Green Savers. Esattamente, esattamente, abbiamo alle mie spalle proprio il roll up della classe vincitrice. Dice la classe che ha sviluppato questo particolare serra smart APS 2.0, che è una struttura con diciamo dei teli che scendono in base alle variate condizioni meteorologiche, tutto gestito da un microcontrollore. Proprio hanno vinto su una competizione che prevedeva 11.000 studenti, quindi con junior achievement appunto. Poi un'altra classe, la SOS Food GA, la terza chimica e materiali, ha fatto una piattaforma molto particolare
particolare che ha messo pure in evidenza la possibilità di vendere le eccedenze agricole che rimangono magari non raccolte. Quindi siamo partiti sempre da un bisogno del territorio. I ragazzi analizzano il bisogno del territorio e cercano di trovare delle soluzioni. Due premi sono stati personali, e uno già l'ha citato lei, quello del Teacher of the Year. Una ragazza è stata premiata come Junior Achievement Leadership Alumni per la capacità di presentare proprio e di supportare la classe all'interno di questi percorsi. E poi mi permetta di dire, il più importante a mio avviso è arrivato proprio un mese fa. La nostra scuola è stata selezionata come migliore scuola nei percorsi di educazione imprenditoriale a livello europeo. Ricordiamo che è l'unica in Italia, se non ricordo male, giusto? Esattamente, l'unica italiana su 39 scuole provenienti da 24 paesi europei, l'unica italiana era l'Istituto Majorana, che si è aggiudicato il The Entrepreneurial School Europe, ed è un riconoscimento bellissimo nel 2020, del quale siamo, diciamo, molto molto orgogliosi, e ci ha portato anche a presentare i nostri progetti imprenditoriali, pensi, anche a livello mondiale, perché siamo stati scelti come una fra le 100 scuole che hanno presentato, proprio in un collegamento molto particolare, il nostro modo di fare impresa. Ecco, a proposito di questo, in quale modo la scuola si relaziona con la comunità locale di Milazzo, con le imprese del territorio, per le varie attività che portate avanti? Sicuramente il progetto Imprese in Azione di Junior Achievement ha una caratteristica molto importante, perché ha la capacità di coinvolge gli studenti, che sono i veri protagonisti con i ruoli di cui parlavamo, ma coinvolge anche il mondo dei docenti, i tutor che li seguono, coinvolge anche esperti di settore del nostro territorio e coinvolge le aziende e anche le famiglie, che molto spesso prendono parte alla realizzazione di questo percorso di educazione imprenditoriale, mettendo a disposizione le aziende con le quali la scuola è convenzionata. Non dimentichiamo che ci sono oltre 200 aziende convenzionate con la nostra scuola, che fanno, diciamo, aiutano, supportano, diciamo, lungo questo percorso gli studenti anche nella realizzazione proprio di veri e propri prodotti, che poi sono assolutamente venduti al territorio. Ecco, a gennaio del 2021 sarà attivato all'interno del vostro istituto un moderno Fab Lab. Questo progetto prevede l'uso di una parte della struttura scolastica per la realizzazione di laboratori che svolgano funzione di incubatore aziendale, facilmente fruibili dalla popolazione del territorio anche in orari extrascolastici. Luca, mi può spiegare come le è venuta l'idea, dal momento che queste iniziative solitamente, beh, è inutile che ce lo diciamo, ma sono messe in campo dalle università? Certo, questo nasce sicuramente per una scelta di indirizzo dell'istituto, dove il nostro dirigente, insieme alla ferma volontà, caparbietà e determinazione del professore Emilio Arlotte, il primo collaboratore, hanno realizzato, grazie ai fondi provenienti dal PNSD, il Piano Nazionale Scuola Digitale, quindi parliamo di un budget di 100.000 euro, hanno progettato e realizzato uno strumento, un laboratorio che sia fruibile dai nostri studenti nelle attività di cui abbiamo finora parlato, ma anche che sia aperto al territorio, quindi rivolto a giovani diplomati, giovani laureati, ma soprattutto ai NEET, quindi ai ragazzi che ancora sono alla ricerca di un'occupazione o di una prospettiva universitaria, che possono usufruire delle strumentazioni, dei macchinari in un ambiente completamente innovativo. Parliamo di un'area di 300 metri quadrati messa a loro disposizione, dove possono trovare strumentazione di automazione, di robotica, dove possono trovare delle stampanti 3D, degli scanner 3D o anche dei macchinari come dei plotter da taglio, per portare avanti la loro idea d'impresa. Quindi la scuola si apre al territorio, grazie anche alla convenzione con il comune di Milazzo, e mette a disposizione la propria professionalità e le proprie attrezzature per permettere ai giovani di portare avanti, appunto, le loro idee imprenditoriali, quindi a riuscire anche nel mercato del lavoro. Questo è molto molto bello, perché in qualche modo trattiene i nostri giovani sul nostro territorio, quindi un motivo in più. Ecco, a me interessa capire una cosa: tutto quello che avete messo in campo è estremamente interessante, sicuramente può fare la differenza, ma per essere sicuri, appunto, che ciò avvenga, avete previsto la possibilità di monitorare anche la ricaduta dei vari percorsi di educazione imprenditoriale sugli studenti?
Certo, i nostri studenti in linea di massima rimangono sempre affezionati, questo ci tengo a dirlo, alla nostra scuola, e quindi tornano sempre a riportarci un loro feedback su quelle che sono le loro esperienze. Ma a parte questo, che è un momento così personale, c'è uno strumento che è diciamo l'osservatorio fornito dalla Fondazione Agnelli, quindi Eduscopio, che in maniera oggettiva analizza anno per anno tutte le scuole italiane. Nel nostro territorio, quindi nel raggio di 30 chilometri, Eduscopio ha analizzato, intervistato e incrociato i dati dei nostri studenti. È emerso che l'Istituto Majorana è ai primissimi posti sia dal punto di vista, per esempio, dell'aspetto universitario, sia dal punto di vista dell'aspetto anche lavorativo. Pensi che la media regionale degli studenti che superano il primo anno di università è il 34%. Gli studenti del Majorana che invece superano il primo anno scolastico sono un punto percentuale in più, il 35%. Quindi siamo perfettamente in linea con i dati diciamo statistici regionali. Se ci spostiamo invece sull'ambito del lavoro, gli ex studenti intervistati da Eduscopio che trovano un lavoro, pensi, ad un anno dal diploma, parliamo di 293 giorni dal diploma, sono il 35% dei nostri ex studenti, e lo fanno anche insomma in maniera coerente agli indirizzi di studio frequentati nella nostra scuola. Questo sicuramente è un dato molto molto significativo. Un altro dato che paragoniamo anche a livello regionale è il fatto che il 33% di ragazzi a livello regionale sono NEET, quindi non hanno ancora trovato la loro strada. Eduscopio ci dice che il 23%, quindi 10 punti percentuali di studenti provenienti dal Majorana, invece sono studenti NEET, quindi è una percentuale molto molto più ridotta, 10 punti percentuali in meno. Significa che gli studenti del Majorana o proseguono all'università oppure trovano più facilmente un posto di lavoro. Questo ci dà grande orgoglio. Luca, è stato veramente un piacere sentire, perché la passione che si sente, che appare proprio in maniera veramente forte dalle sue parole, penso che possa essere veramente il valore aggiunto anche per i tanti studenti che, ecco, portano a casa questi risultati così lodevoli come ci ha appena raccontato. Possiamo dire che l'Istituto Majorana a questo punto è realmente un fiore all'occhiello per la città di Milazzo, per tutto il territorio, e può essere un valido volano di sviluppo per la ripresa economica, per un rilancio dell'economia di tutto il territorio, che parte dal turismo, l'agricoltura, ma un pochino in tutti i campi. Grazie per essere stato con noi, Bucca. Grazie, vi ringrazio per l'occasione di dire tutte queste, di dare queste tutte informazioni al territorio. Grazie, grazie a voi. Mille. Grazie. Arrivederci. Incontriamo ai microfoni di OK Italia Parliamone Carmelo Antonuccio, maestro dell'arte floreale. Benvenuto Antonuccio. Buongiorno. Bene, la storia di Carmelo Antonucci è una storia che posso definire affascinante, tutta all'insegna della passione e dell'amore per la natura, fin dai primi anni 70, in cui si forma nelle migliori scuole dell'arte floreale europee. Nel 1979 decide di fondare in Italia la prima scuola di tecnica floreale, Federfiori, e poi nel 1989 viene scelto addirittura per rappresentare l'Italia alla Coppa del Mondo di Arte Floreale. Antonuccio ha insegnato nelle più prestigiose scuole di arte floreale mondiali, tra cui ricordiamo quella di Madrid, di Valencia, di Taiwan, di San Francisco, di Tokyo, di Cantone e Mosca, ma giusto per citarne soltanto alcune. Nel 1995 decide di dar vita, insieme al figlio Vincenzo, che ha deciso di seguire le orme paterne, ad una nuova scuola per trasmettere questa nobile arte. Antonuccio, oggi per OK Italia Parliamone ci svelerà alcuni segreti del suo prezioso mestiere, che con il suo laboratorio rappresenta assolutamente un'eccellenza nel territorio di Milazzo. Antonuccio, innanzitutto le chiedo, com'è nata in lei la passione che l'ha spinta a trasformare i fiori in un vero e proprio lavoro ed in un'arte da tramandare agli altri? Fin da piccolo io mi sono appassionato alla natura. Noi abbiamo avuto la fortuna a Milazzo di avere un professore
che amava la natura e riempito Milazzo di aiuole dappertutto. Allora le hanno dato questa possibilità. C'era una giardineria che c'erano oltre 100 giardinieri. Io piccolo seguivo già questa intuizione, perciò in me è nato l'amore, l'impegno, la passione, che piano piano è diventato lavoro. Perciò già undicenne con mia madre io ho voluto, sono rimasto orfano a 11 anni, con mia madre ho voluto impiantare, ho chiesto di mettermi un negozio di fiori. Questo negozio piano piano invece sviluppandosi ha avuto l'opportunità tramite amici dell'Ispettorato Agrario di Milazzo, giovanetto, andare in una visita Sanremo, Ventipiglia, Ramallo, eccetera, eccetera, ho visto delle cose eccezionali. Al mercato di Sanremo, sto correndo, mercato di Sanremo c'erano due maestri, uno svizzero e un tedesco, che presentavano l'arte floreale. Io in quel momento ho capito che esisteva l'arte floreale nel mondo, le scuole, e mi sono iscritto alla scuola di Grunberg in Germania e poi Basilea in Svizzera. E da lì è nata tutta questa escalation. Ho fondato, come diceva lei, insieme ad altre due persone, uno di Torino, uno di Milano, abbiamo fondato la scuola in Italia. Strada facendo, io sono stato, come diceva lei, incaricato e già richiesto a Hong Kong ad una società internazionale, e da lì è nato il mio movimento per l'Oriente. Sono stato designato per la Coppa del Mondo a Tokyo e lì è nato il mio amore per la passione per la natura, che Tokyo è top, il massimo. Ecco, e da lì è nato, sì. Mi dica, l'approfondimento prego. Alla... Dica. No, volevo capire in che modo, secondo lei, i fiori devono poter dialogare con l'ambiente circostante. Ci ha parlato del mondo asiatico, dove sappiamo che c'è una grande cultura proprio verso i fiori e verso quelli che sono i giardini. In che modo, ecco, i fiori devono dialogare con l'ambiente circostante, cercando di creare e garantire bellezza? Adesso io il percorso che porto avanti, alla mia età, perché la scuola la portano avanti altri, i miei figli, eccetera, il dialogo con la natura, dialogare con la natura. Io vedevo nei giardini di Tokyo, anche di Pechino, il Tai Chi, la pratica del Tai Chi. L'uomo si muove attraverso, dialogando con un albero e rispettando i movimenti della natura, dell'albero, dialogando, un vero dialogo. Ma nello stesso momento una persona della mia età, ecco le persone, ma anche i giovani, dialogando fanno il movimento del corpo, perché scimmiottano ciò che sono il movimento dell'albero. Quello è il Tai Chi, che lo praticano tutti. Poi invece, parlando di Ikebana è comunicazione del pensiero attraverso gli elementi della natura, no? E lo Zen è l'essenza della natura. Il Neang è il dialogo che c'è interiormente dentro di noi, le due personalità che ognuno di noi ha. Questa filosofia orientale mi ha talmente preso che io, tornando in Italia, ho dovuto fondare, come le diceva, successivamente una mia scuola, perché la scuola che era inserito la Federfiori in Confcommercio parlava, allora trattava la semplice composizione che serviva a decorare solamente, non a comunicare. Certo. Invece noi altri, se risaliamo, l'Inghilterra nel XIII secolo ha preso dall'Oriente l'ora del tè, ad esempio. Durante l'ora del tè la signora crea un moribana, che è un ikebana basso, che all'ingresso della casa, chi entra in quella casa alle 6 del pomeriggio, durante l'ora del tè, se ne accorge che la signora il proprio stato d'animo. Ad esempio, se mette un fiore giallo aperto, la signora allegra. Se ne mette uno viola e chiuso, vuol dire che la signora il proprio stato d'animo è così. E questa è una comunicazione. Perciò il dialogo è lunghissimo, non si finisce mai. Il nostro percorso, infatti, dura 3 anni e mezzo per educare le persone. Ecco, le chiedo quanto la bellezza, la natura, anche alla luce di quello che ci ha appena detto, può aiutare il nostro vivere quotidiano. Ecco, in questo momento l'uomo ha scoperto che la natura non serve solamente a bello per i pochi amanti del bello, ma serve, è una necessità, perché ci dà ossigeno, perché ci fa respirare bene. In tutte le città del mondo, io sono stato da poco a Singapore, dove hanno creato veramente delle immense cupole in cui là dentro si è tutte le varietà del mondo. In Italia stanno facendo delle pareti vegetali,
hanno scoperto che in un palazzo, se noi lo riempiamo tutto di pareti vegetali, addirittura durante l'estate si risparmia il 60% per i condizionatori, no? Oppure in America stanno facendo c'è un'autostrada che passa attraverso la città anche di New York, che passa attraverso da un bosco all'altro per dare la possibilità agli animali di attraversare la città senza essere disturbati o ammazzati. Perciò in questo momento c'è questa necessità. Anche in Italia c'è una città che entro il 2020 vorrebbero piantare 1 milione di alberi. Ecco, questa corsa alla natura fa sì che la gente si sta innamorando alla natura stessa. Ecco perché sarebbe importante inserirlo, come esiste negli altri stati, nelle scuole di Stato, negli istituti agrari, negli istituti d'arte, per poter incentivare i giovani ad educarsi verso una natura che è importante, interessante e serve, è utile. Ecco, lei ce lo raccontava, ha girato veramente il mondo con la sua arte, è stato presente nelle città più importanti. Mi viene da chiederle, perché Milazzo? Perché non ha deciso di esportare la sua arte e di trasferirsi in un'altra di queste grandi città, di queste grandi capitali mondiali per poterla insegnare? È perché lei deve conoscere i meridionali, cioè degli amici meridionali e i siciliani. Siciliani siamo una testa dura che abbiamo, ci giustifichiamo dicendo l'attrazione per il territorio. Ora l'attrazione per il territorio. Io ho avuto delle offerte in Asia, in Giappone o in America, dove gente mi davano l'opportunità di creare delle cose immensi, ma io invece tiravo sempre verso la mia terra, Milazzo. E qui a Milazzo ho fondato la scuola proprio a Milazzo, che Milazzo non ti dà l'opportunità nel mondo. Mio figlio, ad esempio, uno dei miei figli si è trasferito a Treviso e adesso abita a Cortona, perché continua la scuola, lui, che è una scuola internazionale, i contatti con l'estero, perché quando la gente sente dire Milazzo in Sicilia, ma è possibile che la Sicilia ci sia così tanto amore per la natura? È impossibile. L'amore per la natura, la gente nel vivere, pensa che il bello può essere in Svezia, in Austria, in Svizzera, il meridione, in cui da sempre si è parlato di cose cattive e non di cose belle. Io in tutto il mondo, quando la gente mi chiedeva dove venivo, io dicevo from Sicily, e mafia la Sicilia. Perciò la Sicilia è individuato per questo. Io sono stato un pioniere che ho voluto, un buon samaritano, diciamo così, alla mia età, mi posso permettere di dirlo, di cercare di elevare la mia terra, la Sicilia. Ecco perché il ritorno alla Sicilia, una giusta giustificazione. Però oggi dico, a lungo andare, è difficilissimo, perché dovremmo fare fronte comune per poter indirizzare tutti quanti insieme, creare catena per tirare su le sorti di questa nostra amata terra, che è la Sicilia. Sicuramente la passione con cui lei porta avanti questa sua arte, io non la chiamerei un lavoro, ma la chiamerei una vera e propria arte, è sicuramente un qualcosa da prendere esempio per i tanti giovani che sicuramente, aiutati da lei, potranno aiutare questo territorio e la Sicilia intera veramente a sfatare quei luoghi comuni negativi per cui spesso è riconosciuta all'estero, ma essere riconosciuta anche per la capacità di trasformare con i fiori città in maniera veramente più bella e interessante. Le migliaia di allievi che ho avuto nella mia lunga carriera mi ringraziano, perché i messaggi più comuni sono quelli: tu mi hai fatto innamorare di questo lavoro. Io dico, il mio non è stato un lavoro, ma io mi diverto, ancora alla mia età mi diverto a fare un lavoro. E dialogare con la natura sembra sognare insieme alla natura, entrare, respirare la natura e ascoltare la natura, perché non sappiamo più ascoltare. È un'esigenza che tutti quanti dobbiamo provare. Io dico, adesso addirittura insegno, se il Covid ce lo permette ancora di farlo, nell'università della terza età, dove persone di una certa età ancora riesco ad ammaliarli parlando che la natura, che cosa rappresenta un colore?
Che cosa rappresenta un fiore? La forma, la tridimensionalità, il movimento, la sinuosità di un fiore, l'eleganza, la morbidezza. Ecco, innamorarsi di queste cose è a 360 gradi. Il mondo intero, i grandi artisti hanno preso dalla natura, a partire la forma delle macchine, la forma dei vestiti, la forma delle case. La natura ci ha suggerito, ma dobbiamo risalire a Michelangelo, a Leonardo da Vinci, dobbiamo risalire a questi nomi immensi, a Giotto, per dire l'ultimo, parliamo del grande Gaudì, il Gaudì alla Sagrada Famiglia ha riportato la natura dentro e tutte le sue opere che vediamo a Valencia sono delle opere che rispecchiano la natura. Io consiglio a tutti di andare adesso a Singapore, dove a Singapore stanno vivendo, io dico c'è la miglior vita, io sono stato da poco, si vive nella natura, dove hanno fatto per attrazione mondiale, hanno fatto il circuito a Marina Bay di Formula 1, dove ci sono quei grandi grattacieli, ma tu passi nella natura. Ecco, io sogno che il mondo, le città dovrebbero essere in quel modo lì. Bene, noi innanzitutto consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di Occhio Italia Parliamo di venire a Milazzo, di visitare le bellezze di Milazzo che veramente sono tante, perché c'è un clima veramente favorevole che aiuta anche lo sviluppo del floraistico e quindi di tutto quello che può abbellire le nostre città per trasformarle veramente in ambienti più sereni e più vivibili per tutti noi. Grazie ad Antonuccio per essere stato con noi, a presto incontrarla di persona, grazie mille. Grazie, sarà un piacere. Grazie. Apriamo i microfoni di OK Italia Parliamo, ne Giorgio Palmucci, il presidente di ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Benvenuto Palmucci. Grazie, grazie mille, piacere di rivederci. Bene, Palmucci, il territorio milazzese e anche le isole Eolie sono fortemente legati al turismo perché molti lavoratori ogni anno si muovono dalla terraferma per spostarsi alle isole Eolie per la stagione estiva. Quest'anno purtroppo ce lo dobbiamo ricordare a vita perché a seguito della pandemia c'è stata una contrazione dei mesi lavorativi ed un impoverimento di migliaia di famiglie che lavorano nel settore del turismo ma anche in tutto l'indotto che il turismo porta dietro di sé. Come sarà il turismo dopo questa crisi Covid-19? Guardi, sicuramente è stato un anno da dimenticare, quindi lei ha giustamente raccontato quella che è un'esperienza della maggior parte delle regioni italiane e anche nelle zone balneari che hanno potuto almeno avere un minimo di stagione estiva, comunque hanno sofferto perché il fatto che gli italiani non hanno potuto muoversi dalle loro regioni di residenza non prima dell'inizio del mese di giugno e gli stranieri arrivare a spostarsi, stranieri poi europei, spostarsi soltanto a partire dalla metà del mese di giugno, questo ha significato ridurre enormemente anche la stagione e quindi per delle destinazioni come le Eolie, quindi come la Sicilia, dove ovviamente la stagione sarebbe stata molto più lunga come negli anni precedenti, quest'anno sicuramente tutti hanno sofferto. Adesso quello che ci auguriamo tutti ovviamente è soltanto quello che questi vaccini che iniziano ad essere distribuiti in questi giorni possano essere la soluzione o comunque possano permettere quindi di viaggiare, di ricominciare a viaggiare in maniera tale da poter sperare che la stagione prossima e quindi dalla stagione già dalla primavera, la tarda primavera, a destinazioni come la Sicilia, come le Eolie, possono già rivedere dei flussi di turismo che non sono arrivati quest'anno. Ma non soltanto quindi turisti stranieri, ma anche turisti italiani, perché io credo che una degli aspetti, diciamo, l'unico aspetto positivo di questa situazione veramente disastrosa è stata sicuramente il fatto che gli italiani hanno riscoperto o scoperto il loro paese, perché molto spesso gli italiani non conoscono a sufficienza il proprio paese, quindi almeno in questo c'è stato questo ritorno a riscoprire il proprio paese e questo continuerà anche negli anni a venire. Ecco, e che ruolo potrà avere l'Agenzia Nazionale del Turismo, di cui ricordiamo lei il Presidente, proprio per aiutare il nostro paese a ritornare ad essere attrattivo?
Beh, noi purtroppo avevamo un bellissimo piano 2020 che era stato preparato proprio con più di 480 iniziative nel mondo e che avevamo previsto proprio dopo 2 anni straordinari come il 2018-2019. Ora è chiaro che tutto questo è stato rivoluzionato e lo stesso vale quindi non soltanto per il 2020 ma anche per il 2021. Stiamo rivedendo completamente quelle che sono le priorità, sapendo che non cambiano i pilastri, cioè i pilastri, cioè quello del voler vedere una crescita a valore del turismo in Italia, quindi non soltanto in volumi, che adesso sono necessari, ma non soltanto in volumi, ma valore, quindi attraverso una destagionalizzazione, attraverso una deconcentrazione, attraverso una scoperta di quelle destinazioni meno note, su questo noi lavoreremo. E sicuramente rispetto al passato, dove il focus comunque dell'Agenzia Nazionale del Turismo era la promozione dell'Italia all'estero, lavoriamo anche in stretta collaborazione con le regioni per la promozione al turismo domestico, quindi promozione Italia su Italia. In che modo? Anche proprio attraverso molto strumenti digitali, perché fin tanto che non si potrà a viaggiare comunque come prima, bisogna cercare di raccontare, mantenere il contatto, mantenere il dialogo continuo con quelli che sono i turisti e i potenziali turisti e raccontare che l'Italia comunque è e resterà la destinazione più desiderata da parte dei turisti da ogni parte del mondo. Ecco, il Covid-19, lo abbiamo anche detto prima, sicuramente rappresenta un momento di estrema difficoltà, ma forse anche di svolta epocale per tutto il settore turistico, non soltanto italiano, ma mondiale. Pallucci, potrebbe anche però allo stesso tempo rappresentare un'importante opportunità che potrebbe portarci alla tanto agognata competitività turistica, perché ricordiamoci che spesso noi abbiamo la presunzione di poter non fare nulla perché l'Italia comunque si vende da sola perché è bella e perché è conosciuta. Saremo in condizione di cogliere questa grande opportunità, Pallucci? Io penso di sì, perché sicuramente il tempo di pensarci l'abbiamo avuto, il tempo di riflettere l'abbiamo sicuramente avuto, sicuramente ci siamo resi conto e tutti si sono resi conto dell'importanza comunque che il turismo ha per il nostro paese, che magari prima se ne diceva tanto, però vedendo gli effetti della mancanza di questi flussi turistici sicuramente hanno messo in luce quella che è il peso e l'importanza del turismo in Italia. Quello che è altrettanto vero è che una situazione così straordinaria come quella che abbiamo vissuto ci porta ad evitare anche gli errori del passato e quindi a lavorare in maniera tale da guardare alla ripresa in maniera anche innovativa, in maniera da avere veramente quel turismo sostenibile, innovativo e accessibile che era già presente nel piano strategico del turismo, ma che nella realtà dei fatti aveva ancora la necessità di implementare delle azioni specifiche. Per cui in questo senso io penso che l'evento Covid abbia accelerato anche delle riflessioni da parte degli operatori, non soltanto delle istituzioni, per poter essere in grado di soddisfare quelle che sono le aspettative e le esigenze di un turista che è sempre più esigente, che si aspetta comunque sempre di più, soprattutto poi da un paese che ha così tanto da offrire. Ecco, alle mie spalle, ultima domanda, Pallucci, alle mie spalle vediamo un'immagine splendida di uno dei gioielli della Sicilia, la cittadina di Milazzo. Ecco, quanto potranno avere un'importanza anche i tanti attrattori che possono non soltanto essere le città d'arte, ma magari pensiamo anche alla cultura, al buon cibo, alle tradizioni per un nuovo turismo? È proprio quello sul quale bisogna lavorare, cioè che siano i piccoli borghi, ma che siano queste cittadine, che siano queste città o paesi nei quali comunque c'è la vera vita, il vero Italian style, il lifestyle, perché è anche quello che cercano i turisti. Non vogliono andare a Disneyland, loro vogliono vedere quella che è la reale vita di noi italiani. Vogliono viverla con noi. Vogliono vivere l'italiana e quindi è molto più facile anche viverla in destinazioni che sono più piccole, perché altrimenti nelle grandi città, nelle megalopoli, molto spesso quando si entra in un centro commerciale, nulla contro, però puoi essere a Milano, come puoi essere a New York, come puoi essere a Londra, mentre invece attraverso un borgo come Milazzo puoi andare veramente a scoprire la cultura, l'enogastronomia e poi oltretutto stiamo parlando della Sicilia, quindi di una regione e di un'area
nella quale puoi fare veramente turismo tutto l'anno e non soltanto nei periodi canonici delle ferie degli italiani o della villeggiatura all'antica degli italiani. Grazie mille, grazie a Giorgio Palmucci per essere stato con noi. Grazie, grazie a tutti. Grazie.